sono Erika Ghisciarda, il numero 13 della lista. Sono Gray Science di nascita e Zuen Science di adozione. Ho due figli, Matteo e Anais, di 16 e 12 anni. Perché mi sono impegnata in questa lista? E perché credo che il concetto di Valle d'Aosta bene comune sia un concetto essenziale, perché credo che rimettere al centro valori come l'uguaglianza, la giustizia e l'equità sia una delle azioni principali che deve avvenire nel prossimo Consiglio regionale. Credo inoltre che le cose di cui mi sono occupata in questi anni, quindi pari opportunità e ambiente, siano alla base del nostro programma elettorale. Per quello che riguarda le pari opportunità, le politiche familiari e le politiche di pari opportunità devono procedere in parallelo. La legge elettorale deve prevedere una maggiore parità e una maggiore rappresentanza delle donne in consiglio regionale. È inoltre da rivedere completamente la legge 53 del 2009 sugli organismi di parità. È inoltre necessario reperire maggiori risorse per dare attuazione alla legge regionale 4 del 2013, la legge che prevede interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere. Questo è uno dei drammi che colpisce l'Italia, ma che colpisce anche la Valle d'Aosta. E non voglio sentirmi dire da consiglieri regionali che purtroppo in Valle d'Aosta nessuna è ancora stata ammazzata. Ambiente invece è un'altra di quelle parole che per il bene comune della Valle d'Aosta è importante. La gestione dei rifiuti può diventare sicuramente un modo per fare ripartire l'economia della nostra regione, ma anche puntare sulla green economy, perché solo con la valorizzazione del territorio possiamo aumentare anche le nostre capacità per quello che riguarda il turismo e per quello che riguarda il bene dei nostri figli. Perché ho scelto il nuovo parcheggio dell'ospedale per registrare questo video? Perché secondo me è il simbolo evidente che il ritorno a quei valori è prioritario e che qui la questione morale è diventata una questione politica prima ed essenziale. Il parcheggio è costato 21 milioni di euro, 509 posti auto, ognuno pagato oltre 40.000 euro. Ognuno di noi capisce che questa è un'esagerazione. Inoltre è anche l'esempio di un malgoverno, perché ci sono danni strutturali a tutti gli edifici vicini per i grandi problemi di viabilità e per il grande ritardo con cui stanno consegnando questo parcheggio. È inoltre simbolo, ahimè, dell'inchiesta Tempus Venit, su cui sappiamo bene che per la prima volta la parola 'ndrangheta viene associata alla nostra regione. Ecco quindi che vi invito a votare la nostra lista e vi invito a votare almeno due donne, perché solo cambiando e cambiando, mettendo giovani e donne all'interno del Consiglio regionale, la Valle d'Aosta potrà essere al centro del dibattito politico.